error conditio, votum cognatio, crimen, cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, onesta. Che cosa me ne faccio del vostro latinorum? Via, caro Renzo, non andate in collera. Se non sapete le cose, abbiate pazienza, rimettetevi a chi le sa. Io vorrei vedervi contento. Quando penso che stavate così bene, cosa vi mancava? Vi è saltato il grillo di sposarvi. Che discorsi sono questi, signor mio? Dico per dire, abbiate pazienza, dico per dire. Insomma, che impedimento c'è? Abbiate pazienza, io non ne ho colpa. La legge non l'ho fatta io, ante quam matrimonio. Ho detto che non voglio latino. Bisogna che vi spieghi, quelle ricerche le dobbiamo pur fare. Ma non erano già state fatte, non era tutto pronto. Ah, ecco, ecco, mi rimproverate la mia troppa bontà. Abbiate pazienza qualche giorno. Per quanto? Cercherò, procurerò. In 15 giorni. 15 giorni? 15 giorni. Una settimana, cercherò, vedrò. E a Lucia che devo dire? I discorsi del mondo? Ma dite pure a tutti che ho sbagliato io. Per troppa furia, per troppo buon cuore. Gettate pure la colpa addosso a me. E va bene, avrò pazienza una settimana. Ma poi non ci saranno altri impedimenti, eh? Quando vi dico. Riverisco. Buongiorno, Renzo. Buongiorno, Perpetua. Io speravo che oggi si sarebbe stati allegri insieme, e invece... Quel che Dio vuole, mio povero Renzo. Ma il signor curato mi ha impastocchiato certe ragioni che non ho potuto capire bene. Perché non può, non vuole maritarci oggi? E come volete che io sappia i segreti del mio padrone? Ma io sono in questo mondo dei birboni, dei prepotenti, senza timor di Dio. Birboni, prepotenti? Ditemi chi è! Ah, voi vorreste farmi parlare. E io non posso parlare perché non so niente. E quando non so niente, è come se avessi giurato di tacere. Non aprirei bocca, nemmeno se mi impiccassero. Addio. Perfetto. Addio. Chi è quel prepotente che non vuole che io sposi Lucia? Renzo. Renzo? Signor curato, tutti sono informati, i fatti miei e l'impori di me. Voglio saperli anch'io per Bacco. Chi è quel prepotente? Renzo. Per carità, guardate quello che fate. Pensate all'anima vostra. Penso che lo voglio sapere subito. Mi volete morto. Lo voglio sapere. Ma se parlo su morto non vado a prendere la mia vita. E dunque, parlate. Mi promettete, mi giurate di non parlare con nessuno, di non dire mai... Vi prometto che fa uno sproposito se non mi dite subito il suo nome. Don... Don? Don Rodrigo. Don Rodrigo. Avete fatto una bella azione, mi avete reso un bel servizio al vostro curato, in casa sua, in luogo sacro, per cavarmi di bocca quello che vi nascondevo per prudenza, per vostro bene. E ora che lo sapete, non si tratta di torto o di ragione, si tratta di forza. Posso aver sbagliato, scusatemi. Giuratemi almeno! Posso aver sbagliato! Giuratemi almeno di non parlare! Posso aver sbagliato! Renzo, mi sentite, Renzo!